Il prossimo premio è Eccellenza dell'anno Innovazione and Leadership Dispositivi Medici. Questo premio va a Teras LifeTech. La motivazione per essere leader nella ricerca e commercializzazione di tecnologie avanzate per il trattamento e il monitoraggio del diabete e per la gestione del dolore cronico. Per l'impegno costante nel garantire l'eccellenza in termini di qualità e nel sostenere l'innovazione e il progresso tecnologico, investendo in ricerca e sviluppo. Sì. Saluto in collegamento il dottor Cristiano Ferrari, Managing Director. Grazie per essere con noi, buonasera. Buonasera. Buonasera, bentrovato. Allora abbiamo sentito anche la motivazione per questo riconoscimento. Chiedo anche a lei una battuta, intanto per il commento, insomma, per un commento sul premio. Ma tanto ovviamente il premio ci inorgoglisce. Veniamo da una storia ragionevolmente breve, ma devo dire di grande successo, quindi è ovvio che sia abbiamo tagliato un traguardo importante, ci fa piacere che questo venga riconosciuto. C'è da dire che 4 anni fa, nel 2015, eravamo poco più che una startup, una piccola azienda da 5 milioni di euro. Sono passati 4 anni, oggi possiamo contare su 64 milioni di euro di fatturato e un centinaio di dipendenti. Quindi, che dire, una cavalcata rapida e sicura almeno per il momento. Io le devo dire una cosa che funge un po' da provocazione, ma che avvalora quello che lei mi ha detto, perché spesso quando nel nostro paese si parla di investire in ricerca, molti si mettono le mani nei capelli, no? Perché ovviamente non è da tutti, e però questo fa sì che si possa essere un passo avanti, no? Sta qui, insomma, è in questo la ricetta perfetta. Poi insomma, di perfetto non c'è niente, però quanto più perfetta per raggiungere gli obiettivi. Sì, senza dubbio, noi siamo partiti come dei distributori, come agenti italiani di aziende americane di una certa importanza, ma fin da subito abbiamo realizzato la necessità di allargare il nostro orizzonte operativo, quindi di uscire dal concetto della mera rivendita per cominciare a produrre in proprio. Abbiamo iniziato appunto nel 2015. Abbiamo portato a termine alcuni prodotti importanti, ma diciamo così un po' più semplici. Abbiamo altre situazioni in ballo, stiamo lavorando con il CNR nel campo delle nanotecnologie. Chiaramente i tempi in questo caso si ampliano e ragionevolmente però contiamo alla fine del 2022 di portare in fondo quello che probabilmente attualmente è il nostro progetto di maggiore interesse, che è oggi definito NanoPay. Probabilmente non rimarrà il nome, ma essenzialmente è un breakthrough per la somministrazione di oppiacei a pazienti che me ne abbiano bisogno. Va bene, allora dottor Ferrari, ovviamente anche questa testimonianza per noi è di buon auspicio per dare un messaggio proprio di innovazione e di eccellenza a tutti quelli che ci stanno seguendo, quindi io la ringrazio tantissimo e le rinnovo i complimenti perché insomma questo premio sta proprio a significare tutto quello che fin dall'apertura di questo speciale dei nostri Le Fonti Awards stiamo dicendo, insomma tutti insieme. Grazie ancora. Grazie a lei e a chi ha voluto premiarci.